Sapete, stavo giocando con la PlayStation 2. Sì, gioco ancora con la PlayStation 2. Che vi devo dire, sono all'antica. Ma vabbè, tornando a noi, dicevo, stavo giocando con la PlayStation 2 quando mi è arrivata una notifica sul cellulare di un canale che seguo e che si chiama Fear of Anknow. Ok, l'ho dovuto scandire perché dicendolo in fretta mi si impappina la lingua. Insomma, è un canale tra l'altro che vi straconsiglio, ragazzi, perché davvero. È un canale notevole, cioè il ragazzo che lo cui appartiene è bravissimo, fa un sacco di video molto interessanti. Cioè, devo essere onesto, all'inizio lo seguivo solo perché faceva video soprattutto su anime, e nello specifico su due anime che io adoro, ossia Yu Yu Hakusho, che è il mio anime preferito, e Hunter x Hunter, che ho cominciato a vedere recentemente, e sono arrivato alla saga un po' più recente, quella delle formiche chimere. Se avete visto Hunter x Hunter sapete di che saga sto parlando. Però poi sono rimasto, anche per, cioè, nel senso, ho continuato a seguirlo perché ha fatto video anche su altri argomenti che però ho trovato molto molto interessanti. Per esempio, un video che mi è piaciuto tantissimo è un video che ha fatto qualche giorno fa, o settimana scorsa, credo, su Itachi Uchiha, che non so se lo sapete, ma è un personaggio di Naruto. E considerando, che tra l'altro la Naruto, non so se la conoscete, è un'opera animata creata da Masashi Kishimoto. Tra l'altro Naruto è il mio manga preferito, piccola parentesi, dicevo. Insomma, considerando che Itachi è uno dei miei personaggi preferiti di Naruto, il video mi è piaciuto molto. Cioè, parlando francamente, mi sarebbe piaciuto anche se Itachi mi faceva schifo, perché è proprio bello il video, per farvi capire. Comunque, è uno youtuber molto molto bravo, e oggi ha fatto un video sull'incantesimo del lago. Così ho pensato, visto che questo film l'ho visto così tante volte che si perde il conto, e visto che stavo anche pensando di recensirlo già da un po' di tempo, mi sono detto, perché no? Tra l'altro, se avete visto, se anche voi siete fan di questo canale, se avete visto il video che ha caricato oggi, c'è poi state alcune delle cose che dirò in questo video, magari le abbia già dette lui. Però, vabbè, io vado con la recensione di oggi. E quindi, ciao a tutti ragazzi, io sono Cristian Antellini e vi do veramente benvenuto nel mio canale, Il Giorno del Golfino Rosso. Quest'oggi faremo la recensione dell'Incantesimo del Lago, film d'animazione del 1994, diretto da Richard Rich, che no, non è un gioco di parole, è il suo vero nome, per quanto ne sappiamo. Ma prima di cominciare una cosa importantissima. Qualora non aveste visto il film, non guardate a questo punto. Se invece l'avete visto, mettetevi comodi e buon divertimento. Innanzitutto, partiamo con la trama. Dunque, l'incantesimo del lago racconta la storia di Odette ed Eric. Odette è una principessa ed Eric è un principe. I due sono destinati a sposarsi perché i rispettivi genitori hanno organizzato il loro matrimonio quando Odette è nata. Solo che poi arriva a guastare i piani, diciamo, il malvagio mago Rothbart, che rapisce Odette portandola nel folto del bosco e facendola diventare vittima di un incantesimo. Fate un po' di catarro. Dicevo, no, scusate. Dicevo, la fa diventare vittima di un malvagio, insomma, di un maleficio, ecco, mi veniva la parola. La fa diventare appunto vittima di un maleficio. Ed Eric dovrà lottare per salvarla. Bene, passata parte della trama, vado a mostrare la mia opinione. Innanzitutto devo confessarvi che questo è uno dei film che hanno fatto parte della mia infanzia, uno dei pochi film che hanno fatto parte della mia infanzia, perché non so se ve lo ricordate, magari penso che vi ho accennato un po' di tempo fa, ma da piccolo non guardavo tanti film come oggi, cioè ne guardavo un po', però 9 volte su 10 erano sempre gli stessi che magari riguardavo, 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 tipo per esempio i classici Disney, con cui appunto sono cresciuto. Diciamo che questo è stato uno dei pochi film non Disney con cui sono cresciuto, ma nonostante questo non mi è mai piaciuto, parlando molto francamente. Sono un fan di questo film perché fa parte della mia infanzia. Nel senso che, come posso dirvi, diciamo che l'ho visto così tante volte, ma così tante volte da piccolo, che ho sviluppato un certo affetto per questo film. E parlo sinceramente, ne sono serio, eh? Però al tempo stesso mi sono sempre accorto che è un film fatto male. Perché è un film fatto male. Cioè, so che in tanti lo amano oggi, tanto non so se lo sapete, ma l'incantesimo del lago è un cult. Tra l'altro, piccola curiosità, ma sto film ha generato una vagonata di sequel che non finisce più. Tra l'altro, piccola parentesi, no, io non parlerò dei sequel, né in questo video né in video futuri. Non farò recensioni sui sequel, anche perché parlando molto francamente, per me sono tutti più, uno più cagata dell'altro, scusate il linguaggio, ma sinceramente. Penso che l'unica cosa che si salvi dei sequel, proprio unica, unica, sia la colonna sonora. E chiusa qui l'argomento, chiuso qui, non mi sentirete più parlare dei sequel. Mai più. A parte magari, non so se mi chiedete magari un commento, un parere, cose del genere. Magari vi scrivo nei commenti. Però
Però tutto qui, tutto qui, nient'altro, diciamo, a voce non me lo sentirete dire mai più. Però questo film, diciamo che, insomma, diciamo che secondo me non va oltre la decenza. Questo perché il film mostra molti errori. Partiamo da un errore, diciamo, estetico, ossia l'animazione. Cioè, ragazzi, veramente, io non saprei davvero cosa dirvi, se non semplicemente che non funziona, non totalmente. Cioè, diciamo che a livello magari guarda, diciamo di visivo, non è brutto. Il film è invecchiato anche piuttosto bene, questo glielo concedo, per carità. Però le ambientazioni sono povere, scontate, cioè sembra di vedere cose già viste. Che ok, come ho detto già più volte in passato, l'originalità non è necessariamente un pregio, o magari la mancanza di originalità non è necessariamente un difetto. Può succedere che un film non abbia cose particolarmente originali, ma sia comunque un buon film. Può capitare, però qui parliamo di ambientazione ed è una cosa diversa. Qui l'ambientazione dovrebbe essere originale. Un conto è se mi dite, non so, faccio un esempio: c'è un film che è fatto da un regista, uno qualsiasi, e poi questo regista fa un altro film. Allora, se uno mi dice che questi due film hanno la stessa ambientazione, io poi lo vedo, magari posso arrivare a dire che ci può stare, perché essendo due film dello stesso regista. Magari ha voluto usare la medesima ambientazione per semplificarsi il lavoro, oppure ha voluto usare la stessa ambientazione perché era inerente con le tematiche dei due film, che magari hanno qualche collegamento legato proprio a questo dettaglio. Allora, ok, le ci può stare. Anzi, magari mi fa anche molto più piacere perché magari c'è un regista che magari cerca di trattare lo stesso argomento da più angolazioni. Tipo, per fare un esempio, come ha fatto Clint Eastwood con La guerra. Non so se lo sapete, ma Clint Eastwood ha fatto due film su Iwo Jima. Ambientanti appunto entrambi a Yuji, non so come si legge, scusatemi, insomma, ambientati in questo posto, ma da due prospettive diverse: una la prospettiva dei giapponesi, l'altra la prospettiva degli americani. È come se questi due film facessero parte dello stesso, ma messi da due punti di vista diversi. E infatti sono due film stupendi. Non vi dirò i titoli perché sono entrambi titoli in inglese e non so pronunciarli, quindi lasciamo perdere. Comunque, era per farvi un esempio. Con l'incantesimo del lago, invece, no. Le ambientazioni sono povere, banali, anche proprio guardandole. Non sono brutte, ma sanno di già visto, come qualcosa che tu magari sei abituato già a vedere. Che poi da un certo punto di vista si può anche capire, perché tutto sommato parliamo di un film che è fiabesco, è fantasy, è cosa che nell'animazione è stata fatta molte, molte volte. Quindi uno può arrivare a dire che è una cosa che hai già visto, ma ci può stare. Ma in questo caso no, perché manca proprio le ambientazioni, mancano proprio i dettagli di qualche valore. Sono molto, anzi troppo standard, ecco. Penso sia l'espressione più corretta, sono troppo standard. Si salvano le animazioni dei personaggi, quello sì, anche se ammettiamolo, diciamo, l'aspetto dei personaggi ha palesi richiami ai classici Disney, tipo Odette, è una principessa dai capelli biondi. Esattamente come Aurora della Bella Addormentata nel bosco. Derek, un bel ragazzo con i capelli castani, come Filippo della Bella Addormentata nel bosco. Rothbart è un mago oscuro col mantello tutto nero. Un po' tipo. Sapete che non mi vengono in mente degli esempi? Incredibile, ma vabbè, non mi vengono in mente degli esempi, eppure vi ricordo che ce n'erano. Però vabbè, avete capito, dai. Ma poi, altro dettaglio, altro difetto, sono proprio i personaggi. Che ammetto, funzionano in alcuni casi, tipo per esempio. La madre di Derek, devo dire, la Gina Oberta, non è un brutto personaggio, dai, molti la criticano perché la trovano un po' puntigliosa, odiosa, o perché appartiene troppo dal figlio, ma sinceramente penso che sia un buon personaggio, scritto bene, inserito nelle scene giuste, non appare né troppo poco, una caratterizzazione non particolarmente sviluppata, ma comunque abbastanza da non essere un brutto personaggio, funziona. Anche Odette e Derek, devo ammettere, non sono dei brutti personaggi. Anche loro sono piuttosto standard, non è che spiccano per complessità o originalità. Però funzionano. Il problema è che, per colpa di Derek e Odette, abbiamo uno dei due pesanti buchi di sceneggiatura del film. Ossia il fatto che la logica non ha molto senso. Vi spiego. C'è un punto all'inizio del film, dopo il bellissimo brano di Così non si può giocare, che tra l'altro io adoro, e non sto scherzando, in cui Odette. Che insomma,
ho detto a Derek che sono uno davanti all'altro, stanno ballando, si vedono, si sbaciucchiano, di qui di là. Scusate, volevo dire si baciano, ho detto si sbaciucchiano. Vabbè, si baciano e Derek dice: preparate le nozze! E ho detto a un certo punto dice: no, fermo, aspettate! Derek a quel punto risponde: cosa? Sei tutto quello che ho sempre desiderato. Sei bellissima. E Odette gli risponde: grazie, ma che altro? È solo la bellezza che conta per te. E Derek se ne esce con la battuta più idiota che potrebbe uscire in quel momento, che però è azzeccata. Cioè, no, non è azzeccata nel senso che è giusta, è azzeccata per, diciamo, un po' per la scena. Derek infatti risponde: che altro c'è? Cioè, una risposta più idiota non penso potessero inventarsela, ma considerando l'andazzo del film, secondo me ci stava. Il problema è che questa scena, per quanto giusta, e in effetti anche sensata, perché in effetti l'innamoramento fra i due è senza senso, infatti è il secondo buco di sceneggiatura di cui parlavo poco fa, perché i due passano anni a odiarsi come due bambini, perché in effetti si sono conosciuti fin da bambini, in maniera anche sensata, devo ammettere, perché non si piacciono, quindi litigano di qui di là, ci stava, eh? Poi, puff! Si vedono da adulti, nisba, tutte le cose che sono successe, tutte le cose che si sono detti, tutta l'antipatia, svaniti come una nuvola di fumo. Cioè, questo secondo voi sarebbe un innamoramento? A voi pare un modo sensato di strutturare un innamoramento? Ma stiamo scherzando? Parole. Guardate, io potrei capire se fosse stato proprio quello il primo incontro. Dici, ti innamori a vista, fine. È una cosa magari un po' banale, però, come tutti sappiamo, almeno credo tutti, insomma, come molti sappiamo, è una cosa che nell'animazione, ma anche proprio nel cinema in generale, è stata usata molte volte e spesso con risultati effettivamente validi. Quindi sì, può funzionare, però anni a odiarsi per i motivi più idioti, perché non si capiscono, perché non riescono a comunicare, per poi all'improvviso amarsi, all'improvviso soltanto perché si piacciono esteticamente, boh, a me sembra una cosa così ridicola, un modo veramente banale di strutturare l'innamoramento di due persone, ma non è questa la parte peggiore, perché la parte peggiore arriva dopo, perché in realtà il fatto che Odette poi dica no, per te conta solo la bellezza, è giusto, è sensato, fa capire che Odette non è stupida, fa capire che Odette capisce cos'è davvero l'amore, che lei sa, malgrado la sua inesperienza, perché è piuttosto palese che sia inesperta comunque nel settore, lei comunque capisce che l'amore non è solo una questione estetica e quindi non respinge. Peccato che poi che cosa succede? Circa un quarto d'ora dopo, che i due si mettono a cantare la bellissima canzone, La voce dell'amore, come se si fossero sempre amati. Cioè, sul serio. Cioè, tu stavi un quarto d'ora prima, tu dico Odette, tu stavi un quarto d'ora prima a dire che rifiuti Derek per questa cosa qua che è giusta, e poi 2 secondi dopo ti mette a cantare perché dice che ti manca e lo ami e tutto qui. Oh mamma, mamma mia, ma questa sarebbe una sceneggiatura. Cioè, ragazzi, ma sul serio, questa sarebbe una sceneggiatura. Io davvero non ho parole, non so cosa dire. Ma poi, cioè, non è che poi il film migliora, il film rimane su questo livello, cioè, siamo lì. Derek che continua a cercare Odette perché è spinto da questo amore improvviso, che guarda un po' brucia come se ci fosse da sempre, quando in realtà è nato all'improvviso in 2 secondi. Con la stessa velocità con cui una persona schiocca un dito, scusate, vuol dire schiocca le dita, insomma, e poi quando si trovano, ah, oh Derek, un bacio, cioè, ma sul serio, e poi ha detto che gli va a dire, mi puoi salvare se fai il giuramento d'amore, cioè, sul serio, cioè, magia potentissima, magia, una magia così potente che ti trasformi in cigno ovunque tu sia, e basta un giuramento d'amore per farlo finire, ok, guardate. Da un certo punto di vista posso capire, perché anche questa cosa non è la prima volta che viene usata, e ci può stare, nel senso che nel corso della storia del cinema è capitato varie volte, in particolare nell'animazione, e qui sto parlando soprattutto della Disney, che l'amore fosse la chiave per spezzare un maleficio. La Disney, per esempio, come dicevo poco fa, l'ho fatto un sacco di volte, Biancaneve e i Sette Nani, Cenerentola, ah no, scusate, con Cenerentola no, ho sbagliato, Biancaneve e i Sette Nani, La Bella Addormentata nel Bosco, vabbè, poi vari, molto, La Bella e la Bestia, insomma, di esempi la Disney ce ne ha molti parecchi, ma già lì era una cosa diversa, perché lì la cosa era strutturata bene, ci stava, era all'interno della storia, era assimilata nel modo giusto e quindi funzionava. Bellissima parola assimilata, devo usarla più spesso. Però in questo caso no. Cioè, che cazzo di giuramento ci deve essere? Se il vostro amore è ridicolo, se il vostro amore è basato su una cazzata, scusate il linguaggio.
Cioè, ma veramente. E poi ci sono anche gli altri difetti. Cioè, ci sono i personaggi di contorno. Che cosa sono i personaggi di contorno? Cioè, non nel senso di termine, parlo di questo, di questo esempio, di questo film. Quali sono i personaggi di contorno di questo bel film? Te lo dico subito. Abbiamo il ranocchio, Franz, come si chiama, che si chiamava? Jean Bob. Abbiamo Jean Bob. Poi abbiamo Freccia, la tartaruga. Poi abbiamo Puffin, l'uccellino. Sinceramente non ho capito di che specie si tratti. Ma vabbè, questo è un discorso, un altro dettaglio. Poi abbiamo il ciambellano, che appare così un po' qui, un po' là, di qui, di là. Ma già lui ci può stare perché almeno lui appare solo in scene in cui è proprio necessario che ci sia. Diciamo, la sua presenza è giustificata. Gli perdoniamo questa sua presenza. Ma gli altri no. Poi anche Bromley, l'amico di Derek. Ma questi che cacchio di personaggi sono? Cioè, gli amici di Odette, Puffin, Jean Bob e Freccia. Cioè, sulle classiche spalle comiche, completamente privi di costruzione narrativa, inseriti solo per far ridere. Che poi ci riescano pure, no, con un altro discorso legato alla percezione del film, nel senso che possono far ridere oppure no, ma indipendentemente dal film stesso, perché questo in realtà dipende dalla persona, per cui ci può stare, ok? Però a livello caratteriale, cioè, valgono una ceppa, non fanno niente. L'unico momento in cui magari sono giusto un pochino utili è quando liberano Odette dalla torre alla fine. Wow, che utilità, ragazzi! Quando in realtà bastava semplicemente arrampicarsi sulla torre, aprirgli la finestra, non è che cambiava molto. Però vabbè, almeno sono riuscito a rendersi utile già qualcosa. Come anche Bromley, alla fine Bromley che cacchio serve? È il classico deficiente messo in un film. Solo per strappare una risata, anche lui è una spalla comica. Anche lui un po' di utilità la dimostra alla fine quando spara la freccia contro Derek, che poi la spara contro Rothbard uccidendolo. Tra l'altro in una delle poche scene esteticamente belle del film, quindi d'accordo, questa ve la possiamo perdonare. Però ragazzi, sul serio, questo film... No, qui non ci siamo. È un film banale, scontato, standardizzato, fatto proprio... fatto coi piedi. Sai, veramente. È diventato cult negli anni, penso per una questione di affetto, perché in effetti anch'io, come dicevo, l'ho visto molte volte, quindi a lungo andare mi ci sono affezionato, ma anche oggi lo riguardo spesso, l'ho rivisto qualche settimana fa, ma proprio così, senza neanche pensarci. Ma a livello oggettivo non ha valore, è uno dei film animati più brutti che si siano mai visti. Io veramente non saprei proprio che altro dire, io penso che l'unico vero pregio a sto punto, dal punto di vista oggettivo, sia la colonna sonora. Ammetto che lì è andata un po' più a sfiga perché il film è uscito lo stesso anno del Re Leone, quindi non c'è stata competizione, perché come forse saprete, la colonna sonora del Re Leone sfiora la perfezione. Sì, c'è Hakuna Matata che ha avuto un grosso successo di pubblico, ma a me non è mai piaciuto. Però vabbè, comunque parliamo di brani straordinari come Circle of Life, Can You Feel the Love Tonight, il brano di Scar, insomma, ci siamo capiti, brani che sono giustamente entrati nell'immaginario collettivo. Per cui è un confronto, proprio non c'è stato confronto. Il Re Leone ha vinto, giustamente, fine. Quindi su quel fronte gliela possiamo perdonare per questo film. Perché comunque la colonna sonora è bella. Anche se parlando francamente, ho trovato che il modo in cui hanno strutturato i brani fosse molto stupido. Perché hanno esagerato. Non nel senso che hanno messi troppi, ma nel senso che li hanno troppo compressi l'uno contro l'altro. Cioè, tra un brano e l'altro non c'è una buona pausa. Un conto, guardate, se fosse un film solo cantato, lì ci potrebbe stare. Oh, perché ci sono musical solo cantati, tipo per esempio il Magnifico Les Misérables del 2012, che è solo cantato e va benissimo così. Però questo no, ci sono dei dialoghi, ci sono parti non cantate. Per cui sarebbe stato buona creanza da parte di Richard Rich e Company assicurarsi che tra un brano e l'altro passasse il giusto tempo in modo da abituare il pubblico a queste brevi pause che permettessero al film di avere un, diciamo, un ritmo valido, un buon ritmo tra una cosa e l'altra. Invece no, ne hanno messi uno dietro l'altro senza neanche troppo senso. Perché ci sono proprio dei momenti in cui magari ci vorrebbe una canzone ma non c'è, e poi un momento dopo c'è la canzone quando in realtà non ci dovrebbe essere. Cioè, veramente, sembra quasi che neanche lo sapessero fare sto film. Boh. E vabbè, siamo alla fine a sto punto del video, quindi diamo la votazione numerica. Un voto da 1 a 10. Bah, ragazzi, io vi do un 0,9, penso. Non mi viene in mente un voto più alto, veramente. Non mi viene, no. Comunque, per oggi è tutto. Scusate per il catarro. Spero
Spero che il video vi sia piaciuto e, come sempre, ci vediamo settimana prossima per il prossimo video. Ah, e mi raccomando, davvero, guardate i video di Fear of Unknown, perché è veramente un grande, grandissimo canale di YouTube. Tra l'altro vi scriverò il nome nel primo commento appena il video sarà pronto, nel senso ve lo scrivo perché magari dicendolo così a voce non sapete come si scrive, quindi tranquilli, se siete interessati ve lo scrivo nei commenti. Ci vediamo settimana prossima, arrivederci.